Questo regalo che ti abbiamo fatto per noi è davvero molto importante. Ci teniamo particolarmente. Spero ti piaccia. Sei pronto? Ciao a tutti! Io sono Sofì. E lui è... Lui! Mecco tra te! Per chi non lo sapesse, questa è la nostra vita. Siamo due youtuber che richiamo un video al giorno degli vlog dove raccontiamo la nostra folle vita! Folli avventure! Cosa sta facendo quella piccola palla di pulci? Ray, che stai combinando lì nell'angolo? Ti ricordo? Te lo voglio ricordare così per un'informazione. Che la pipì, la pupù si fa là. Compri? Quando Ray è così tranquillo in un angolino, è preoccupante perché vuol dire che sta combinando qualcosa. Ma comunque, nostra dolce palla di cacca di pelo, oggi per te è un grande giorno perché vogliamo organizzarti una festa di benvenuto! Ray, sei felice? Veramente sarà la festa più bella di sempre. Dopo la festa a Kira ci sarà la festa a Ray. E inviteremo un sacco di persone, un sacco di amici a quattro zampe. Sophie, non gliel'abbiamo ancora detto, ma non ha amici. Questo è vero, quindi non possiamo invitare né un sacco di persone e né tantomeno un sacco di amici a quattro zampe. Pensiamo, chi potremmo invitare per una festa di cani? Chi potremmo invitare? Kira! Hai ragione, e potrebbe essere l'occasione per far incontrare Kira e Ray. Sarebbe fantastico. Come dici Ray, hai l'invito? La duchessina Kira? No, vabbè, lui è fantastico. Ray, sei un genio. Ok, quindi non ci rimane che portare l'invito a Kira. Eccomi. Kira, c'è un messaggio per te. Sono super emozionato perché è la prima festa in cui invitiamo ufficialmente Kira. Che bello. Kira! Lui! Non sono caduto. Andiamo. Per chi non la conoscesse, vi presentiamo la duchessina Kira. Ciao! Piccola! Kira, oggi è un giorno molto importante per te, perché sei stata invitata alla festa di benvenuto di Ray. Non vedo entusiasmo da parte tua. Sei felice? Per la prima volta lo vedrai. Abbiamo qui l'invito ufficiale. Te lo leggo. La duchessa Kira è invitata alla festa di benvenuto di Ray. Kira, quindi, accetti? Kira, ma cosa hai fatto? Non accetti? Ha strappato il foglio! Ma non si fa così! Sei stata invitata a una festa! I fogli stanno volando! Kira! Poco dopo! Ho raccolto i fogli e faccio finta di non aver visto. Vuoi venire alla festa di Ray e incontrare Ray per la prima volta? Come dici? Ray ti sta rubando la scena e quindi non lo vuoi vedere. Ma no, ma Ray è bellissimo! Ray è proprio una palla di cacca! È bellissimo! Ray ti vuole bene, proprio come ti vogliamo bene noi. Non le importa, ha detto. Va bene, è ufficiale. Kira non vuole venire alla festa di Ray. Speriamo che Ray non ci resti male. E speriamo soprattutto che tu, piccola Kira, ti convinca un giorno a vedere Ray, perché il team Trote vi vuole vedere insieme. Vedi, vedi, fa finta di non ascoltare. Rieccoci! Veramente non dovrei essere così contenta. Ciao piccolo Ray, devo dirti una cosa. Kira non ha accettato il tuo invito. Mi dispiace, non devi essere triste. Non devi essere triste. Non è colpa tua. Il fatto è che lei pensa che tu le stia rubando la scena. Capiscila. Non devi mordere me. A noi dispiace davvero tantissimo, ma ti promettiamo che prima o poi incontrerai Kira. Ehi, inutile che mordi me, io non c'entro niente. Ma comunque una promessa è una promessa. Quindi piccolo cucciolo di panda, ti abbiamo promesso una festa e festa sarà. Quindi andiamo a comprare tutto l'occorrente per fare la mega festa di benvenuto di Ray. Mega festa con due invitati, Sofì e lui. Non essere triste, ci divertiremo ugualmente. Andiamo. Eccoci, mia cara pallina di cacca. Scegli pure tutto quello che vuoi per la tua festa. Cosa preferisci? Sai Matteo, oggi è la sua festa di benvenuto. Vuoi accarezzarlo? Ti piace? Sì. 25. Per fare una festa che si rispetti, di cosa c'è bisogno, Sofì? Degli invitati. Quali invitati, Sofì? Non c'è nessun invitato. Non lo fare sentire a Ray. Giusto. Ma dei fuochi d'artificio! Questi non possono mancare assolutamente. Lui non sono fuochi d'artificio, sono coriandoli. Vabbè, uguale. Sofì, guarda qui. Oh yes, quante cose per festeggiare. Ho avuto un'idea geniale. Voglio far diventare questa macchina un cane armato. Wow, abbiamo qui il cannone. Aiuto, aiuto, aiuto. No, 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 no. Lui, ma cosa vuoi fare? Io ho paura. No, 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 no. Aiuto. Tu sei pazzo, terribilmente pazzo. Aiuto, aiutatemi. La festa di Ray. Wow, wow, wow. Oh, yeah, yeah.
neanche uno per la festa. Smettila. Basta, questo era l'ultimo. Ah, e va bene. Poco dopo. Ed eccoci qui, tornati a casa. Possiamo dare inizio ai preparativi. Che bello. Io darò le feste, io darò le feste, io darò le feste. No, 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 Sofì, che stai facendo? Andrò le feste. Ma che stai combinando? Manca questo pezzo qui. Ah, ecco perché non suonava. No, 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 basta. Ray, tu rimani lì sotto che noi dobbiamo preparare tutto. Non guardare, mi raccomando. Allora, addobbiamo la sua casetta. Qui. Questo qui. Ma c'è anche una pipì. Vabbè, non la facciamo vedere. Voilà, ci dovremmo essere. Abbiamo comprato questi palloncini che dovrebbero formare la scritta Ray. C'era anche una cannuccia, eccola. E penso che questa serva per gonfiarlo. Però, come si gonfiano? Inserisco questa qua dentro. Ragazzi, se è così, è ufficiale, sono un'ingegnera. Ingegnera. Sofì, qualcosa non va? No, no, sono un'ingegnera. Faccio io, basta. Ma è semplicissimo da fare. Bisogna inserire la cannuccia qui dentro. Ecco. Io avevo paura di romperlo. Voglio farlo io, voglio farlo io. Io. Oh, wow. Bellissimo. Yeah! Comunque lo sapevo gonfiare perfettamente. Era per fare un po' di scena. Infatti questo adesso saprò gonfiarlo. Wow, ce l'ha fatta, c'è riuscita. Oh yeah. Sistemiamo qui la nostra scritta. Noi siamo due stupidi. Abbiamo preso la R di un colore e la A e la Y di un altro colore. Comunque colgo l'occasione per dire a tutti voi che Ray si scrive R-A-Y, perché molti scrivono Ray con la E. E poi magari su Instagram non lo trovate, perché su Instagram si chiamano Kira e Ray, hanno un profilo insieme. Cappellini per le feste. Hai rotto. Basta. Lui, ma che problema hai? Piano, delicato. Ok, ce l'ho fatta. Guarda che siamo carini. Batti cappello. Fate la screen e caricatelo su Instagram. Mentre cavolo del cicchiocciola, me contro te. Mettili in posa. Per una festa a tema che si rispetti, non poteva mancare per il nostro piccolo Ray un costume di carnevale. Da ape, no, da farfalla. Sono troppo curioso di andarla a vedere. Come si fa? Qui. Oh, ma è bellissimo. Sofì, è bellissimo. Stupendo. Ray, che stai facendo? Dormi, stiamo per organizzare la tua festa più bella di sempre. E dormi. Sveglia. Ok, piccolo Ray, è importante che tu qui rimanga fermo. Ok, questo qua. Aspetta, piano, aiutami. Ok, fatto. Ma sei bellissimo. Ray, sei una farfalla. Devo morderti le ali. Al mantello da farfalla. Che sta facendo la nostra farfalla? Sta entrando dentro la cuccia e non ci va. Ray, vieni fuori. Non sembri apprezzare molto il suo costume. Provo a mettergli le antennine, non ce le farà mettere mai. Vediamo un po', vediamo un po'. Tesorina, lo sta mordendo. Lo sta terribilmente mordendo. No. Non gli piace molto. Non devi mangiarlo. Non si può mangiare tutto. Non so come lui, ma ci sono riuscita. Ray ha le antennine. Wow. Noi siamo felicissimi con i nostri cappellini. È vero, Ray? Che la festa abbia inizio! Ray, vieni a divertirti con noi! Benvenuto, Ray, nella famiglia Trote! Team Trote! Yeah, yeah! Dove è finito? Ray? È qui sotto! Ma che stai combinando? Cosa hai rubato? No, ti stavo mangiando i miei fazzolettini! Ray, vieni qui! La festa sta procedendo senza di te. Lo so che ti sembriamo dei pazzi, ma non lo siamo. Forse. È vero, Ray, noi non siamo pazzi. E ti dirò di più, abbiamo qui un regalo per te. Guarda, è un regalo per te. Tuo. Per me? Sta pensando. Vieni qui, apriamolo insieme. Allora, lo apro io per te perché capisco che tu non hai le mani. Questo regalo che ti abbiamo fatto per noi è davvero molto importante. Ci teniamo particolarmente. Spero ti piaccia. Sei pronto? E voilà! Il tuo primo collarino! Con la scritta Ray. Ecco. Finalmente non dovrai più andare in giro nudo. Perché in realtà non ha nulla per ora. Ma secondo me morderà anche questo. No, non mordere. Guarda. Yeah, adesso sei un vero cagnolino. Che carino. Ray, ti sta benissimo. Ti dona un sacco. È diventato un cagnolino grande. Un cagnolino grande. Fa troppo ridere. Adesso ho realizzato che Ray non è un coniglietto, ma è un cagnolino. Un cagnolino in miniatura, super minuscolo, che morde. Ti promettiamo che un giorno incontrerai Kira e diventerete grandi amici. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del Team Trote. Cliccate il video che vi sta per comparire, che sarebbe l'avventura di ieri. E ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao.
Orazio.